Io ho un titolo che riguarda il nuovo, ultimo anticoagulante orale diretto, con un particolare focus su quello che può essere la sua applicazione nel paziente internistico. Ovviamente le due indicazioni che riguardano il paziente internistico, che riguardano in particolare questo farmaco, sono la prevenzione dello stroke, dell'embolia sistemica nel paziente con fibrillazione atriale e la terapia del tromboembolismo venoso, e farò alcune considerazioni su questi due ambiti. Partendo dal paziente internistico con fibrillazione atriale, ora è l'esperienza di tutti, ma è bello anche averlo confermato dai dati, ed è bello che questi dati vengano da questa società, uno dei numerosi lavori in collaborazione in questo caso con l'AMCO, un lavoro che conoscete tutti, che ci ricordano chi sono i pazienti internistici con fibrillazione atriale. Sono pazienti anziani, sempre più anziani, questo è un dato che cambia, penso, ogni anno aumentando. Sono pazienti che hanno numerosi fattori di rischio concomitanti, tre quarti sono ipertesi, un terzo ha uno scompenso cardiaco, quasi un terzo, tra un terzo e un quarto, è diabetico, un quinto ha una malattia coronarica nota, un quinto ha già avuto un evento cardiovascolare, tromboembolico, come un ictus o un TIA. Questi sono i nostri pazienti, sono pazienti sicuramente complessi, e il solo fatto di avere molti pazienti che hanno più di 80 anni da solo come fattore ci ricorda come questi sono pazienti ad altissimo rischio di sviluppare questo tipo di complicanza. Però sappiamo anche un'altra cosa da questo lavoro, così come da molti altri lavori: l'applicazione delle strategie profilattiche efficaci, indiscutibilmente la terapia anticoagulante, non la terapia anticoagulante piastrinica, è stata nella pratica clinica e tuttora continua ad essere sottoutilizzata. Il dato che veniva dai reparti di medicina interna ci diceva che la metà dei pazienti era in terapia anticoagulante, poco meno della metà in terapia antiaggregante, qualcuno non riceveva nessun tipo di terapia. E noi credo tutti sappiamo il perché. È l'esperienza di chiunque, è l'esperienza del fatto che non solo questi sono pazienti anziani, che sì, hanno tanti fattori di rischio per una patologia embolica, ma sono pazienti complessi, perché in una percentuale elevata un quarto circa dei pazienti ha un'insufficienza renale, un quarto circa dei pazienti è anemico, sono pazienti che hanno anche un rischio emorragico, sono pazienti fragili. Ma non solo, un altro problema che spesso ha impedito di utilizzare i farmaci anticoagulanti, soprattutto quando i dicumaroli c'erano gli unici farmaci disponibili, era spesso anche quello che era la problematica logistica di questi pazienti per le loro condizioni di base, che spesso li rendeva in difficoltà a eseguire i controlli dell'esame del sangue. Un insieme di fattori clinici e logistici che sicuramente giustifica il numero che abbiamo visto prima. Ora ci aspettiamo e stiamo osservando che le cose stanno cominciando a cambiare sicuramente con i vari farmaci anticoagulanti orali diretti una volta introdotti nel mercato. Lo vediamo lentamente nella nostra pratica clinica, cominciano a dircelo gli studi osservazionali, è un cambiamento lento, culturale, che sicuramente si poggia su evidenze molto forti che delle alternative le abbiamo avute. Alternative che negli anni sono state pubblicate su gruppi di pazienti estremamente importanti. Se pensiamo che prima i dati che avevamo, che ci dimostravano l'importanza del warfarin, erano su pochissime migliaia di pazienti, ciascuno di questi studi ha contribuito molto di più. E allora il mio compito è un pochino di vedere cosa può aggiungere, soprattutto nell'ottica del paziente internistico, l'ultimo farmaco con il suo bagaglio, che deriva dallo studio ENGAGE, che è stato fatto su più di 21.000 pazienti, rendendolo lo studio più importante dal punto di vista del campione di popolazione. Edoxaban è, come sapete, un inibitore diretto del fattore decimo attivato, è simile sicuramente agli altri farmaci, soprattutto per la rapidità del picco d'azione, sicuramente simile per quello che riguarda l'emivita, si colloca in posizione intermedia abbastanza vicino a rivaroxaban per quello che riguarda la percentuale di eliminazione renale, è quello che riceve meno interferenza da altri farmaci tra gli inibitori del fattore decimo attivato, in quanto è
molto poco condizionato dal metabolismo del citocromo P, come potete vedere. Ma al di là di questo, che cosa ci ha dato, cosa ci ha insegnato questo studio ENGAGE? Come molti di voi ricorderanno, lo studio ENGAGE confrontava sempre, come gli altri precedentemente, con Warfarin ed Oxaban, con due tipi di dosaggio, 60 mg e 30 mg una volta al giorno. Questo è un farmaco che, come Rivaroxaban, viene dato in monosomministrazione giornaliera. In ciascuno dei due bracci era prevista sia al momento dell'arruolamento sia durante lo studio la riduzione della dose del 50% in condizioni di possibile fragilità determinata dalla funzione renale, un'insufficienza renale moderata, da un peso inferiore a 60 kg o dall'utilizzo di potenti inibitori della glicoproteina P. Lo studio arruolava una popolazione di pazienti che si colloca in qualche modo in mezzo tra lo studio Rocket AF, che come ricorderete aveva dei criteri di inclusione più stretti, che aveva arruolato pazienti prevalentemente più a rischio, e gli altri studi dove invece le classi di rischio dei pazienti erano sostanzialmente divisi in terzi. Qui invece poco più della metà dei pazienti aveva un CHAZ superiore a 3. È uno studio dove il controllo ha avuto un buon controllo della terapia anticumarolica con un 68% in range terapeutico. I risultati complessivamente sono stati risultati importanti, sovrapponibili a quelli degli altri studi, con una efficacia comparabile, c'è cioè una riduzione, come vedete, del 13%, che non raggiunge la significatività statistica per dimostrare la superiorità, la raggiunge pienamente per la non inferiorità, in termini di prevenzione degli eventi, e con un chiaro miglioramento della sicurezza con una riduzione del 20% delle emorragie maggiori per quello che riguarda il gruppo trattato con il 60 mg ridotto a 30 una volta al giorno nei pazienti più fragili che abbiamo visto prima. Perché parlo solo di questo gruppo? Perché, come sapete, la dose che avremo nella nostra pratica clinica è questa. Questa è stata la dose approvata per la pratica clinica quotidiana. Quindi efficacia altrettanto valida di quella di Warfarin, sicurezza superiore con una riduzione delle emorragie maggiori. Ma la domanda negli sottogruppi è soprattutto quello che si applica al nostro paziente. Per età, innanzitutto, il paziente anziano, c'è qualche segnale che il paziente anziano possa avere meno efficacia, considerando che spesso questi pazienti, più spesso dei più giovani, potevano avere la riduzione della dose, e ci torneremo su questo aspetto? Sicuramente no, vediamo come non ci sia alcun tipo di trend determinato dall'età e che la popolazione che ha 75 anni o più ha sostanzialmente lo stesso beneficio degli altri pazienti e un chiarissimo beneficio in termini di sicurezza, soprattutto per quello che riguarda le emorragie intracraniche, che sono sicuramente l'aspetto che ci preme di più osservare. Vedete come c'è una riduzione assolutamente confermata e importante nelle emorragie intracraniche a confronto a Warfarin. Faccio presente che in uno studio di 21.000 pazienti questa popolazione rappresentava il 40% della popolazione totale, quindi stiamo parlando di un'analisi che ha messo insieme 8.000 pazienti, quindi è vero che è un sottostudio, ma è un sottostudio delle dimensioni più che importanti per uno studio completo. Se andiamo a guardare chi aveva più di 80 anni, quindi molti dei nostri pazienti, il dato è assolutamente sovrapponibile. Questi sono i pazienti che hanno più di 80 anni ed è l'effetto per quello che riguarda lo stroke. Vedete che non c'è differenza significativa, ma la riduzione, qua ci avviciniamo al 30%. Se andiamo a guardare le emorragie maggiori, in questa popolazione abbiamo una riduzione del 25%, che diventa statisticamente significativa. Quindi il farmaco, con questo tipo di approccio, risulta studiato molto approfonditamente. Vedete quanti pazienti qui sono arruolati che hanno più di 80 anni, abbiamo quasi 2500 pazienti, quindi una grossa popolazione, ci fa vedere come questo sia un farmaco estremamente importante, soprattutto per la popolazione anziana, non solo ovviamente perché il beneficio è visibile anche nei più giovani. Quindi un dato importante. Ma il dato che credo sia particolarmente interessante è, sempre su una popolazione ampia, è quello di quello che sono gli eventi sia con Warfarin che con Edoxaban nella popolazione più fragile, quella che aveva richiesto, che aveva le caratteristiche per la riduzione della dose. Chi aveva il Warfarin ovviamente è rimasto con il Warfarin, chi aveva Edoxaban ha dimezzato la dose ed erano i pazienti con le caratteristiche che abbiamo visto prima. Vedete come innanzitutto questa era una popolazione più complessa anche in termini di rischio tromboembolico, perché gli eventi sono stati di più in tutti e due i gruppi,
ma la differenza si è mantenuta sostanzialmente uguale tra chi aveva questa caratteristica di essere più fragile e chi non l'aveva. Quindi era una popolazione più a rischio di stroke, ma il farmaco, nonostante in questi pazienti si sia ridotta la dose, non ha dato nessun segnale di perdita di efficacia. C'è una concentrazione che si riduce un pochettino, come avete visto qui, l'efficacia è assolutamente garantita. Ma quello che è più importante è che la riduzione della dose, mantenendo lo stesso profilo di efficacia, in questa popolazione più fragile che ha ridotto la dose, vedete come la sicurezza diventi chiaramente un aspetto fondamentale. Allora, nel paziente anziano, soprattutto nei pazienti che hanno più di 80 anni, abbiamo visto il dato chiaramente, nei tutti i pazienti con insufficienza renale moderata, con un peso inferiore a 60 kg, nei quali si è ridotta la dose, questo farmaco porta ad un mantenimento della sicurezza simile a quella che è nella popolazione che non aveva queste condizioni di fragilità, quindi mantiene un profilo di sicurezza che non si osserva con il warfarin che, come sapevamo già, nei pazienti più a rischio porta a sanguinare di più. Quindi direi dei dati che per l'internista sono di estremo interesse, con la possibilità di ridurre la dose. E quindi la conclusione che viene da queste osservazioni per il paziente internistico sono, penso, sicuramente importanti da un punto di vista pratico, in quanto questo farmaco che viene dato in monosomministrazione, quindi sicuramente aggiunge maneggevolezza, che è meno propenso alle interazioni farmacologiche, si trova effettivamente a dimostrare con questa provata su una larga popolazione efficacia e sicurezza anche della riduzione della dose e nei pazienti più anziani in generale un profilo di sicurezza che sicuramente dà dei benefici. Quindi è effettivamente, rispondo alla domanda, in questo ambito, in questo taglio, un farmaco importante per l'internista che gestisce in particolare pazienti che sono più a rischio sia da un lato la trombosi, sia dall'altro l'emorragia. Quindi dei dati da questo studio sicuramente importanti. Vi farò vedere come fondamentalmente lo stesso concetto si applichi per la terapia del tromboembolismo venoso, dove sappiamo che le strategie terapeutiche oggi sono già abbondanti. Abbiamo sicuramente diverse scelte per la fase acuta, dove possiamo iniziare con dei farmaci orali sin dall'inizio e poi mantenerli per la prevenzione secondaria ed eventualmente anche a lungo termine, come sapete bene, dove possiamo usare la terapia parenterale con i farmaci che abbiamo indicati e poi proseguire con dabigatran o con gli antagonisti della vitamina K, e poi dopo i primi 3 mesi di terapia abbiamo diversi farmaci orali dai quali scegliere. Quindi è già un parco di terapia piuttosto ricco, dove però sicuramente abbiamo molte informazioni, dove sicuramente abbiamo delle strategie che sono ben consolidate, dove però abbiamo anche necessità di stratificare il rischio, soprattutto in alcune categorie di pazienti, soprattutto in alcuni tipi di situazioni, e beneficiare dal fatto che in questo momento noi abbiamo non più una sola strategia, ma abbiamo diverse strategie che possiamo applicare. Ora, il paziente che viene ricoverato nei nostri reparti di solito è il paziente con embolia polmonare, a maggior ragione se non a basso rischio, dove le linee guida già ci direbbero che potrebbe essere trattato a domicilio, anche se siamo ancora in attesa di maggiori evidenze, un po' restii a farlo, quindi al massimo sono pazienti che hanno un'osservazione ospedaliera più breve, ma riguarda soprattutto il paziente a rischio intermedio, che è un paziente che va gestito sicuramente con più cautela, riguarda il paziente fragile, che è quello che può essere ricoverato anche in presenza di trombosi venosa profonda, condizione che ormai viene gestita, dovrebbe essere gestita prevalentemente a domicilio, ma che viene ricoverato per la sua fragilità, e quindi il paziente anziano da tenere in osservazione nel primo periodo di terapia, comunque un paziente con comorbidità, e poi anche però la consapevolezza che in molti pazienti la terapia debba essere proseguita, e quindi la scelta di un farmaco non è soltanto per il primo periodo, ma per una percentuale non trascurabile di pazienti è per un periodo prolungato che può essere anche tutta la vita. Allora, con questo tipo di necessità viene in mente di avere più strategie terapeutiche, cosa ci può aggiungere edoxaban alla luce dei dati del suo trial, che è lo studio OXIVT, che peraltro è stato anche in questo caso lo studio più grosso da un punto di vista del campione di popolazione, con più di 8.000 persone. Qui sono stati arruolati pazienti sia con embolia polmonare che con trombosi venosa profonda, nel rapporto consueto più o meno
due terzi trombosi venosa profonda ed embolia polmonare un terzo, e i pazienti in questo caso hanno tutti ricevuto una terapia parenterale nei primi giorni di trattamento e poi sono stati trattati o con la terapia convenzionale, cioè il warfarin, oppure con edoxaban. In questo caso sin dall'inizio la scelta è stata per un solo dosaggio, 60 mg, ma con lo stesso identico principio di riduzione della dose a 30 mg. Quindi uno studio che ha confrontato edoxaban con warfarin in una popolazione di pazienti che riceveva una terapia parenterale iniziale. I dati dello studio, che anch'esso pubblicato nel 2013, sono sostanzialmente in linea con quello che si è visto nei trials precedenti, con una dimostrazione di non inferiorità, si dice tecnicamente, di uguaglianza sostanzialmente inefficacia tra edoxaban e warfarin, direi assolutamente chiara e nitida, con una dimostrazione nel endpoint principale di sicurezza che era dato dalle emorragie maggiori e da quelle non maggiori ma comunque clinicamente rilevanti, con una riduzione circa del 20% in termini di rischio relativo. Quindi una maggior sicurezza, una simile efficacia, e questo è un dato che si allinea con quanto dimostrato dagli studi precedenti. Che dati in più ci ha fornito lo studio XAI? Ma sono state fatte delle analisi per sottogruppi, alcune già anticipate pubblicate nella pubblicazione principale, altre in corso comunque di pubblicazione, che si sono rivolte in particolare ad alcuni aspetti. È il primo studio nel quale si è cercato di fare una stratificazione del rischio del paziente con embolia polmonare, quindi per valutare quello che può essere l'applicabilità di un nuovo farmaco anticoagulare diretto in pazienti con embolia polmonare che avessero delle caratteristiche indicative di un maggior profilo di rischio. Ed è stato fatto poi una valutazione di quello che era l'esito con i pazienti per i pazienti che avevano la riduzione del 50% della dose con gli stessi criteri su cui tornerò pochissimo. Poi è stato fatto anche un ulteriore sottostudio che è già pubblicato sull'Lancet Hematology, che ha valutato quello che succede proseguendo oltre i tre mesi nei pazienti che proseguivano oltre i tre mesi confrontando sempre edoxaban con warfarin. Ma mi concentrerò soprattutto sui primi due gruppi che riguardano in particolare il paziente, che possono riguardare il paziente ricoverato in ospedale. Come è stata fatta la stratificazione dell'embolia polmonare? Tutti i pazienti con embolia polmonare è stato misurato l'NT-proBNP. È chiaro, non è l'unica misura che ci permette di definire un paziente a rischio intermedio, lo sapete bene, ma sicuramente è un dato che ci permette di in qualche modo avere un'informazione su quello che è un maggior rischio di eventi, non soltanto in termini di mortalità ma anche di recidive nel paziente. E si è considerata presente la disfunzione ventricolare destra se il livello era uguale o superiore a 500 picogrammi millilitro. Il dato molto interessante è che confrontando edoxaban con warfarin, tutti i pazienti avevano ricevuto una terapia parenterale iniziale, c'è stata una chiara riduzione delle recidive a favore di edoxaban in questa sottopopolazione di pazienti con embolia polmonare e un segno di disfunzione ventricolare destra indicato dal NT-proBNP, con sostanzialmente un dimezzamento dei dati. Questo è di fatto a tutt'oggi il primo dato, per quanto da un'analisi di un sottogruppo, su una popolazione un po' più a rischio con embolia polmonare tra quelle che sono state arruolate in questo tipo di studi, ed è un dato che con le caratteristiche della gestione che è stata adottata in questo studio, eparina e edoxaban, ci fa vedere come questo farmaco abbia effettivamente migliorato la sicurezza. Se abbiamo confrontato le due popolazioni in tutti i modi, compresa la qualità del controllo dell'INR nei pazienti con o senza aumento del NT-proBNP, ma non abbiamo trovato nessun dato che potesse suggerire in qualche modo la differenza al di là di quella che può essere l'efficacia del farmaco nella riduzione. Quindi questo è un dato che sicuramente ci può confortare nel momento in cui noi ricoveriamo un paziente che abbia delle caratteristiche suggestive per un maggior rischio. Parlavo poi della riduzione, e approfitto così per ribadire una volta per tutte quello che vale per i due studi. Quando si riduce la dose, questa è una cosa ovviamente, quando si è ridotta nello studio, dicevo sia la randomizzazione in presenza di clearance della creatinina tra 30 e 50, un peso corporeo inferiore a 60 kg, questo permette di avere dei dati specifici previsti prima dell'inizio dello studio su questa popolazione più a basso peso, o anche
in modo temporaneo in presenza di un potente inibitore della glicoproteina P, in particolare la chinidina e il verapa o il verapamil. Ma si poteva, per riflettere anche la pratica clinica, ridurre la dose anche in corso di studio in presenza di queste stesse caratteristiche o dell'utilizzo di più farmaci inibitori della glicoproteina P rispetto ai primi due che avevo elencato, cioè eritromicina, azitromicina, claritromicina, chetoconazolo, itroconazolo. Quindi erano in questo caso delle riduzioni temporanee finché c'era la concomitanza dell'utilizzo, o permanenti se l'utilizzo poi permaneva in base al tipo di studio. La popolazione, come nella fibrillazione atriale, qui abbiamo pazienti più giovani ovviamente, ma la popolazione che ha ridotto la dose è una popolazione più fragile, anche in questo caso è una popolazione che ha delle caratteristiche di fragilità, come ovviamente possiamo immaginare, maggiori rispetto alla popolazione con i 60 mg. Riassumo il tutto per non darvi altri numeri, ne ve ne ho dati già troppi, con semplicemente dei grafici che secondo me parlano da soli. Questo è il confronto nella popolazione che aveva i criteri per ridurre la dose, quindi è la popolazione più fragile trattata con edoxaban o con warfarin. E vedete come questa sia una popolazione in entrambi i gruppi che complessivamente ha un profilo di rischio di recidiva un po' superiore, un profilo di rischio di recidiva che comunque viene mantenuto più basso dalla somministrazione di edoxaban, e vede che nel lungo termine questa si avvicina abbastanza a quello che si vede nel gruppo che non aveva queste caratteristiche di fragilità. Quindi anche in questo caso la riduzione della dose riduce la concentrazione del farmaco, perché questo si è visto, ma non fa perdere di efficacia, si mantiene lo stesso rapporto di efficacia, quindi ridurre il dosaggio nelle popolazioni giuste non condiziona l'efficacia del farmaco. Quello che si vede molto chiaramente ancora una volta è l'aumento degli eventi emorragici nei pazienti più fragili trattati con warfarin rispetto a quelli meno fragili, cosa che non avviene con la riduzione della dose di edoxaban. Quindi sicuramente per i pazienti fragili questo tipo di strategia, ridurre a 30 mg, è una strategia che ha dato un risultato importante e che secondo me per questo quarto farmaco dà delle informazioni molto utili per la pratica clinica, soprattutto nei pazienti fragili, che sono prevalentemente i pazienti che si vedono in medicina interna. E quindi le mie considerazioni per il tromboembolismo venoso sono sostanzialmente simili a quelle che ho fatto per la fibrillazione atriale, se non con la differenza che questo farmaco risulta superiore al warfarin nella terapia con embolia polmonare e disfunzione ventricolare destra definita dalla misurazione del BNP, che è un dato sicuramente nuovo che vedremo poi nella pratica clinica come confermare. E vi lascio con quello che è il dosaggio attualmente raccomandato di un farmaco che è stato approvato dall'EMA e che è già utilizzato in altri paesi e che a breve, come diceva il dottor Masotti, sarà disponibile anche in Italia, ricordandovi come appunto questo farmaco voglia la riduzione del dosaggio del 50% da 60 a 30 mg. Da scheda tecnica queste saranno le indicazioni: una insufficienza renale che è stata allargata a 15, da 15 a 50 ml minuto, così come da scheda tecnica anche degli altri due inibitori del decimo attivato, un peso corporeo uguale o inferiore a 60 kg e questi quattro farmaci che sono la ciclosporina, l'eritromicina, il chetoconazolo e il dronedarone. Quindi è stata fatta un po' una modifica nei farmaci alla luce delle analisi poi dei dati degli studi, ma questi sono i farmaci che richiederanno una riduzione temporanea o permanente del dosaggio a seconda dell'utilizzo del farmaco. E con questo vi ringrazio per l'attenzione.